Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Il palleggio è risolvito e 4 secondi, scorre il tempo, Scott controllato da Abramos, mentre Banks inseguito da Green riceve il pallone, l'americano dell'Enel deve palleggiare, lo fa il blocco di Gagic, ancora Banks, porta a spasso tutti, si allunga il terzo tempo, tiro fuori di Adrian Banks, 18esimo, 8-5-7-9, contro forse i più pesanti del match perché arrivano a 50 secondi dal termine. La rimessa è proprio per la squadra Oro Granata con il numero 5 Phil Goss, ha di fronte a sé Adrian Banks, poi Mike Green decide di cercare la soluzione personale, il rimbalzo di Kenny Kagi, 41 secondi da giocare, più 6 Brindisi. Harris supera la metà campo, difesa uomo per la Reyer, riceve Scott, ancora Banks lavora senza palla, ma questa volta Goss impedisce la ricezione, sempre in aiuto recupero Venezia, si crea un mismatch, Kagi c'è libero contro Green, bisogna servire il giocatore, poi Scott va dentro controtempo, i due punti di Duran, Scott, 20esimo punto per lui, 87-79, 17 secondi al termine, Jackson la soluzione del 6-75, dice sì al numero 8, 87-82, Gagic in appoggio, palla di una schiena per Banks, in contropiede Banks contro Bramos, va a depositare al tabellone, 89-82, 10 secondi al suono della sirena, Goss vede arrivare Green, rischia il perdere il pallone, poi Peric in reverse, meno di 4 secondi, 89-84, posta alto Kagi, probabilmente il blocco per il compagno, finta di andare, poi è Gagic in appoggio, Kagi riceve, non va il tiro in elevazione, finisce il match, Elevrinzi 89, Umana Reyer Venezia 84, applausi meritati per la squadra di Piero Mini. Assolutamente, gran battaglia questa sera nel Palapenta Zulia con l'Enel che sale a quota 8 in classifica e raggiunge l'Umana Reyer Venezia. Una prova di squadra, un buon Gagic e tanti giocatori di talento che hanno dato un contributo preziosissimo per questa vittoria contro un'Umana Reyer Venezia, candidata alle posizioni che contano in classifica. Questa è una vittoria che vale doppio perché contro Venezia è una vittoria che ci riporta da dove vogliamo essere, fra le migliori, e ci ha fatto riconquistare una cosa importante che non si conquista con le parole, ma si conquista con un pubblico straordinario. Ho risentito il pubblico delle grandi occasioni e questo è il pubblico di Brindisi, io lo ringrazio, ma soprattutto devo ringraziare i ragazzi perché senza questi giocatori che oggi erano assenti hanno dato veramente il 110. Seconda vittoria consecutiva, quarta nelle ultime 5 gare per l'Enel che senza Reynolds supera nel finale 89-84 l'Umana e la agguanta in classifica ad 8 punti. Per Venezia si interrompe una striscia positiva che durava da 4 incontri. Parte bene la squadra di Recalcati, 27 punti in 9 minuti e più 8 nel computo generale. Banks guida la reazione dei pugliesi che dopo un parziale di 11-3 in 4 minuti impattano al 13esimo. Goss, Peric ed Owens, 28 punti complessivamente alla pausa, provano a far scappare la Reyer, più 7 al 18esimo. Marzaioli e Scott non ci stanno e propiziano un altro break in favore della Stella del Sud, 10-0 e più 3 all'intervallo lungo, 8 su 13 da oltre l'arco ma anche 9 palle perse per la squadra di Bucchi. Nella ripresa l'Enel strappa l'inerzia e vola in attacco, 20 punti in 8 minuti scritti al referto, 13 subiti e più 10 sul tabellone elettronico. 6 punti in poche azioni di Bramos riportano i lagunari nella scia, 64-63 al 30esimo. Altra accelerata pugliese firmata Scott Harris in apertura di quarta frazione, più 10 al 33esimo e altra reazione umana che impatta al 38esimo. Nel finale decisivi i punti di Banks, 10 su 17 da 3 per Brindisi contro il 10 su 33 dei Veneti, ventello per Scott con 7 su 7 da 2, 20 punti anche per Banks, 13 5 falli subiti per Gagic, 12 rimbalzi di Kagi, dall'altro lato 21 per Peric, 19 per Owens, 9 gli assist di Green. Sergio Guido, assicurazioni in tutti i rami, agenzia convenzionata con carabinieri, guardia di finanza, aeronautica militare. Sergio Guido Assicurazioni, da 40 anni in buona compagnia. Brindisi, via Dalmazia 47, apertura anche sabato mattina.
Coach Piero Buchi, io credo sia giusto partire da una valutazione sentita in conferenza stampa, ossia la coralità della prova, il gruppo che questa sera con coraggio, con determinazione, con abnegazione ha voluto questa preziosissima vittoria con Venezia. Ovviamente eravamo messi molto male, molto rimaneggiati, come si dice nel calcio, no? Tanti ragazzi fuori e quindi ovviamente eravamo in grossa difficoltà. Però credo che la squadra abbia avuto una risposta eccellente, appena saputo che con uno poteva giocare siamo tornati nello spogliatoio, abbiamo riordinato un attimo le idee e soprattutto abbiamo riordinato le idee dal punto di vista emotivo e la squadra ha avuto una risposta eccellente, e pur non giocando a volte in maniera brillantissima, però comunque alla fine abbiamo fatto una difesa che ha messo in difficoltà Venezia, abbiamo fatto 89 punti mi sembra contro la migliore difesa del campionato che di solito ne subisce 65, e questa è un'ottima notizia, vuol dire che la squadra comunque se la passa, vuol dire che la squadra voglia stare insieme, vuol dire che la squadra ha cuore e questo è il tesoro che ci dobbiamo portare poi dietro quando recupereremo anche gli altri. In questa valutazione corale c'è spazio però per il coraggio, l'impegno di un giovane che si chiama Domenico Marzaioli e soprattutto per la crescita di Giorgio Gagic. Sì, Gagic pian piano sta trovando coraggio e fiducia, come dicevo ci voleva molto tempo perché è arrivato in cattive condizioni, questa è la sua colpa, perché quello, il giocatore che vediamo adesso è quello che noi ci aspettavamo di vedere. Quindi, e questo va a suo merito, la sua colpa è che è arrivato in condizioni veramente disastrose e ci ha messo 3 mesi per come mi aspettavo, perché tanto fu lo stesso tempo che ci mise Ivanov, se vi ricordate, per entrare in condizione l'anno scorso. Quindi sono i 3 mesi, quando un giocatore professionista d'estate non si presenta e non lavora è chiaro che ci vogliono 3 mesi per entrare in condizione, 1 mese per ogni mese che non hai, cioè, se 3 mesi riposi 3 mesi ci vogliono, quindi questa è la sua colpa, però adesso siamo contenti del fatto che ha ripreso, del fatto che ha ritrovato un po' di fiducia, la squadra lo sta aiutando, lui sta pian piano ritrovando la sua dimensione. Marzaioli non è più un bambino, diciamo che è un ragazzo che ha 25 anni, quindi dovrebbe già essere un giocatore fatto e finito, è un giocatore che l'anno scorso giocava 6 minuti di media biella, era stato preso così come 11° insieme a Cardillo per darci una mano per gli allenamenti. Di necessità abbiamo fatto virtù, l'abbiamo messo in campo, lui è stato molto bravo a farsi trovare pronto. Ribadisco che noi abbiamo questa squadra, con questi ragazzi e con questi bisogna fare. Domenica c'è Pesaro, mercoledì si torna in Europa con l'Alba Berlino, le condizioni a questo punto di Scottie Reynolds e soprattutto di David Cornu per la loro possibile utilizzazione? Su Cornu non lo so perché è fresca la cosa, si è fatto male nel riscaldamento, quindi veramente un incidente tra virgolette purtroppo passa in termini sciocco come incidente, però veramente fastidioso per lui e mi dispiace molto perché stava giocando veramente molto bene, quindi spero che sia una cosa molto breve. Per quanto riguarda Scotti sta migliorando, lui si sente meglio, credo che il suo impiego sarà condizionato dalle sue sensazioni, se si sente di essere sicuro sul ginocchio allora credo che mercoledì possa giocare, altrimenti direi che dobbiamo andare su Pesaro. Una battaglia autentica nel palasport di Pentasuglia, l'handicap di partenza con l'infortunio a David Cornu e il grande coraggio della squadra di Piero Buchi. Brindisi è una squadra di assoluto valore, chiaro che qualche problema lo aveva e l'infortunio di Cornu gli ha tolto un giocatore importante. Però non bisogna dimenticare che Brindisi è una delle candidate a occupare le prime 4 posizioni della classifica finale, per cui credo che, fermo restando il fatto che il desiderio è sempre quello di vincere, poi dopo sapevamo che affrontavamo un'avversaria di assoluto valore che soprattutto in casa, non dico che si trasforma, però trova maggiori energie e la loro maggiore precisione al tiro è quella che ha determinato la partita. Noi abbiamo attaccato la loro zona in alcuni momenti abbastanza bene e ci è mancata la precisione perché abbiamo preso dei tiri aperti anche con alcuni dei nostri ottimi tiratori, li abbiamo sbagliati. Questo ci ha portato poi magari a credere un pochino meno nelle nostre soluzioni, a cercare soluzioni alternative che ci hanno portato a fare un po' di confusione. Però credo che le chiavi siano proprio due, la buona difesa 3-2 poi cambiata in 2-3 da parte di Brindisi e la loro grande precisione al tiro, chiaramente c'è sempre
un po' di concorrenza colpevole da parte della difesa, perché gli abbiamo lasciato magari qualche tiro un po' troppo aperto, però devo dire che sono stati molto bravi nel primo tempo e ci hanno punito tantissimo da tre. Poi dopo nel secondo tempo hanno tirato meno da tre, perché noi abbiamo coperto un pochino meglio sui loro tiratori, però hanno trovato grandi soluzioni vicino al canestro. Quindi un'ottima prestazione da parte di Brindisi, quindi noi dobbiamo essere chiaramente dispiaciuti per questa sconfitta, però insomma, riconoscere anche che la bravura di Brindisi è stata ciò che ha dato loro la vittoria. Un risultato che rimarca il grande equilibrio di questo campionato, almeno di questa prima fase della Serie A, con Venezia e Brindisi che vincono a Sassari. Può accadere veramente di tutto? Ah, assolutamente sì, credo proprio che queste giornate abbiano dimostrato che forse è vero che ci sono delle squadre che magari in partenza, per la tipologia del roster, il potenziale del roster, si possono o si potevano far preferire ad altre, però è anche vero che questo campionato proprio sta dimostrando che invece è tutto aperto, perché ci sono squadre che magari sono partite con meno favore del pronostico e stanno facendo molto bene. Non c'è nessuna partita scontata, quindi il fatto di pensare che tu puoi andare su un campo, giocare in casa contro un avversario di un certo tipo, non è sinonimo di vittoria certa, e quindi questo credo che sia un fatto estremamente importante per il nostro campionato, perché lo sta rendendo interessante, incerto, e quando c'è incertezza chiaramente l'attenzione e l'interesse del pubblico sale. Un mix di sorpresa e realtà, c'è Pistoia in testa? Beh, c'è Pistoia in testa proprio perché ha fatto molto bene, perché ha fatto bene questo scorso di campionato. Però se andiamo a guardare, ad esempio, non so, Capodorlando è una squadra che ha fatto bene, sta facendo molto bene, e quindi siamo abituati, no, al fatto che ci sia qualche inaspettata protagonista che si possa poi dimostrare protagonista durante il campionato. È stato l'anno scorso Trento, è stata Pistoia già 2 anni fa. Eravamo abituati che fossero le squadre neopromosse ad essere sorprese. Torino sta facendo fatica e al posto di della neopromossa c'è in questo caso Pistoia, Capodorlando, e non bisogna neanche dimenticare che chiaramente Varese è a 6 punti in classifica ed è partita con qualche problema, con infortuni, con un roster non ricchissimo dal punto di vista del potenziale, però stanno facendo molto bene, per cui credo veramente che sia un campionato dove non bisogna fare calcoli, non bisogna pensare dove puoi vincere e dove eventualmente puoi perdere, devi cercare di vincere tutte sperando di vincere il più possibile, perché poi devi essere anche pronto a perdere qualcuno. Finalmente giocano al calcio la partita del cuore. La partita del cuore l'abbiamo giocata noi. Sì, la partita del cuore l'abbiamo giocata noi e l'abbiamo giocata col cuore, per dedicarla al nostro tifoso che da lassù ci seguirà sempre, Andrea. Perché è stata una settimana dura, è stata una settimana triste. Non si può morire a 19 anni per colpa di uno che guida con un tasso alcolico così alto. È veramente una cosa tremenda. E io l'ho provata. Ho vissuto con mio figlio questi giorni, che erano amici, si conoscevano. Io l'ho vissuta da ragazzo quando morì in un incidente stradale Ettore Barba, che era un mio fratello amico. So che cosa si prova, so che cosa prova la famiglia, non ci sono parole. Però noi l'abbiamo voluta dedicare e continueremo a dedicare, mi auguro, questa cavalcata che questi ragazzi, mi augurano, possano fare durante questa annata agonistica. La squadra si è ritrovata, come sempre accade nelle circostanze, quando ci sono uomini veri, ci sono sportivi, giocatori importanti come i nostri, si è ritrovata nel momento più difficile. Questa è una vittoria che ci può far svoltare l'intera annata, e quindi sono doppiamente contento per Andrea e per questo pubblico straordinario, perché oggi è stato veramente il pubblico il stesso uomo in campo. Santipuglisi ritorna a Brindisi e porta questa grande prestazione della squadra. Chiariamo subito che sono ritornato come spettatore a Brindisi, evitiamo gli equivoci, perché mi sto godendo la pensione e vivo felicemente. A Brindisi torno perché la considero quasi come casa mia, ho tantissimi amici e oggi mi sono fatto anche la nomina che porto bene, perché correvo il rischio di passare per Spigaiolo, invece
Per me l'Enel questa sera ha fatto un autentico miracolo, anche dal punto di vista tattico. 40 minuti di zona match-up, è difficile da mantenerli con successo, e Bucchi ha smentito anche il famoso detto: chi di zona ferisce, di zona perisce. L'ha tenuta 40 minuti e ha vinto realizzando 89 punti contro una Reyer che è una delle indiscusse aspiranti alla finale scudetto. Di zona che ci ha portato una vittoria importante, interessante, fatta di sacrificio, fatta di abnegazione, fatta anche di grande controllo del gioco. È stato bravo Bucchi a schierare la zona, perché anche ha dovuto farlo vista le sue rotazioni molto limitate. Una 3-2 fatta d'arte con un lungo in punta che era Zerini per aumentare il triangolo difensivo e per poter inibire il tiro frontale. Quindi non so se è stata studiata, ma presumo di sì, durante l'allenamento settimanale. Il piano partita era questo. Devo dire che i ragazzi hanno tenuto fino alla fine, hanno tenuto concentrazione, hanno avuto voglia di vincere, si è visto, e hanno approfittato anche di alcune sbavature veneziane. Una bella vittoria, dà morale a tutti ed è anche ci dice anche che quando si vuole si può anche con un numero ridotto di giocatori. Una grande prestazione di squadra dell'Enel, che ha sopperito all'emergenza infortuni, l'ultimo è stato quello di Cornone nel riscaldamento. Direi una prova di orgoglio, una prova attenta, grande intensità, grande determinazione difensiva, e poi anche in attacco l'Enel è riuscito a trovare gli spazi e i tiri importanti per condurre in porto un risultato che ai più sarebbe sembrato impossibile. Io credo che sia stata veramente la vittoria del cuore, insieme ad un pubblico stratosferico che è il Palaventasuglia quando ce n'è bisogno. Grande difesa, poi non è che puoi reggere a tutti i livelli, però stavamo giocando contro una corazzata che di solito fa tanti punti nelle mani, li abbiamo mantenuti benissimo. Marzaioli, che ha dato quei minuti importantissimi per far giocare nel proprio ruolo gli altri giocatori, che le nostre guardie, e oggi molto bene Kadžić, finalmente una bella partita. Sembra che sia, io mi auguro si sia liberato di questa incombenza, perché a noi serve un pivot. Oggi non avevamo i due play titolari, però avevamo un pivot e oggi si è visto questo. Partita che non ti aspettavi dopo il forfè di Cornu? No, al di là del forfè di Cornu, devo dire la verità, era la partita che mi aspettavo, perché è inutile nasconderci, Venezia resta la più seria candidata alla vittoria dello scudetto. Stasera ha perso semplicemente perché Brindisi ha fatto una partita quasi perfetta, ha rasentato la perfezione in difesa, soprattutto dopo i 27 punti presi nel primo quarto. Nel restanti tre quarti hanno dato tutto il cuore e soprattutto sono contento per un giocatore in particolare, mi riferisco al nostro pivot Kadžić, un giocatore già con le valigie in mano che tutti volevano lontano da Brindisi dopo le prime giornate. Io ero forse tra i pochi a dire, ma non lo dico solo adesso che ha giocato questa partita, cioè lo dicevo anche dopo le prime partite, questo è un ottimo giocatore, ha solo bisogno di fiducia e di un po' di esplosività nelle gambe, e stasera ha già cominciato a dimostrare quello che può dare a questa squadra.
Seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime quattro partite per la Vanoli, che supera a domicilio 68-61 la Grissinbon, priva di Kaukenas. Stop numero 2 di fila in trasferta per la Reggiana. Positiva la partenza della squadra di Menetti. 8 punti in pochi minuti di Polonara regalano il più 9 ai viaggianti. Reazione dei padroni di casa, privi di Vitali. Parziale di 20-6 in 7 minuti e più 5 al tredicesimo. Più 6 al diciannovesimo grazie ai punti di McGee e Washington. 18 in tandem al ventesimo, 34-30 all'intervallo lungo, 14-27 al tiro per Cremona, 10-30 per la Reggiana. Nella ripresa De Boy e Turner scavano il solco, break di 8-0 e più 11 al ventiquattresimo. La Grissinbon tira male da 2, 9-25 e piomba meno 17 al ventinovesimo, 23-8 il parziale in 9 minuti per la compagine di Pancotto, eccellente all'interno della propria metà campo, 43 punti subiti in 30 minuti. Nel quarto periodo gli ospiti concedono 6 punti in 8 minuti alla Vanoli e rientrano a meno 8, ma Washington e Adeboye chiudono il discorso posta in palio. 19-38 da 2, 6-20 da 3, 12-17 ai liberi e più 5 al rimbalzo per Cremona, 15-37, 6-23 e 13-21 per Reggio Emilia, 14-5 falli subiti per Adeboye, 13 per Washington, McGee e Turner, 11 rimbalzi di Cousin. Dall'altro lato 14 per Araduri, 13-8 palloni catturati ed altrettanti falli subiti per Lavrinovic. La Vanoli sale a 6 punti in classifica, la Grissinbon resta a 8. In 6 gare per la Giorgio Tesi, che dopo il KO a Milano piega nel catino del Pala Carrara 95-89 l'Acquavita Snella, conserva l'imbattibilità interna e rimane in testa alla graduatoria. Terza sconfitta in fila in trasferta per Cantù, che resta in coda alla classifica con soli 2 punti. Ottima la partenza di Kirk, 13 punti al ventesimo, e i padroni di casa si portano sul più 7. I Brianzoli tirano male da oltre l'arco, 3-11 alla pausa lunga, e perdono diversi palloni, 11 a metà gara. La squadra di Esposito sale su più 9 al tredicesimo, 45-38 all'intervallo. Nella ripresa Moore crea, Kirk capitalizza, più 10 Giorgio Tesi al 27esimo, reazione di Tasnella affidata ad Islip, parziale di 11-3 e meno 2 al 30esimo. Cantù trova continuità dalla grandissima distanza e opera il sorpasso grazie anche alla supremazia al rimbalzo, più 8, 26-12 in 9 minuti per la formazione di Corbani, che si porta sul più 4 al 36esimo. 5 punti in fila di Knowles permettono ai toscani di tornare in attivo. I lombardi perdono lucidità e arriva il controbreak decisivo di Pistoia, 17-2 e più 11 al 39esimo. 31 punti per i padroni di casa nella sola quarta frazione, 24-41 da 2, 13-28 da 3, 23 assist e 113 di valutazione per la Giorgio Tesi, 17 palle perse per i viaggianti, 22 per Kirk, 21 per Knowles con 8 assist, 15 con 7-8 dal campo per Shish. Dall'altro lato 18 e 10 palloni catturati per Berggren e Ross. Stesso score per Islip, 10 gli assist di Hall. Seconda vittoria consecutiva per la Pastareggia, che supera a domicilio 78-66 la Betaland. Stop di fila numero 2 per Capodorlando, che non aveva mai perso in Serie A contro la Juve. Si segna con il contagocce nei primi 20 minuti, 10-13 al decimo. Partita equilibrata anche nel secondo quarto. L'Orlandina tira meglio degli avversari e domina al rimbalzo, più 9 a metà partita, ma perde troppi palloni, 14 al ventesimo. I padroni di casa, che recuperano Jones, ne approfittano per portarsi sul più 5 all'intervallo. Nella ripresa la Betaland strappa l'inerzia, la squadra di Dell'Agnello arranca all'interno della propria metà campo e a rimbalzo, meno 17 al 29esimo, parziale di 30-18 in 10 minuti e più 7 sul tabellone elettronico per i siciliani. Reazione Caserta, Siva al debutto in campionato sale in cattedra in fase di produzione ed ispira Downs e Cinciarini. La formazione di Griccioli, priva di Lievski, non regge l'urto, break di 28-7 in 9 minuti
e più 14 per la Juve, che strappa il primo successo al Palamaggio della stagione. 21 palle recuperate e 8 palle perse per la Pastareggia, 26 possessi ceduti dai viaggianti, 17 con 4 su 5 da 3 per Cinciarini, 16 per Downs, 11 e 6 assist per Siva. Dall'altro lato, 14 con il 100% dal campo e ai liberi per Nicevic, 11 i rimbalzi di Oriacchi. Successo la Dolomiti Energia, che supera 81-74 la Consult Invest e balza a quota 8 in classifica. Quinta sconfitta in 6 giornate per i marchigiani, che restano in coda alla graduatoria con 2 punti. Pesaro non ha mai vinto in A contro Trento. Buono l'avvio della squadra di Buscaglia, più 7 con un ottimo Locket, 12 punti a metà partita. Criston non ci sta e gli ospiti chiudono sotto di 2 il primo periodo. Nel secondo i padroni di casa cambiano marcia in attacco. Pesaro sparacchia da 3-0 su 7 e perde alcuni palloni. Pascolo, 12 punti al 20esimo, capitalizza. Break di 18 a 10 in 8 minuti e più 10 Dolomiti Energia. Reazione VL affidata a Lacy, che con 5 punti in poche azioni riduce il passivo. 41 a 37 all'intervallo. Nella ripresa la Consult Invest opera il sorpasso, ma il match resta molto equilibrato. 57 a 58 al 30esimo. Nella quarta frazione la Dolomiti Energia inserisce il turbo. Poeta, Pascolo e Baldirossi sono i protagonisti del parziale di 13 a 0 che consente ai padroni di casa di scavare il solco decisivo, più 12 al 36esimo. I viaggianti provano a recuperare, ma alla fine sono costretti ad arrendersi. 29 su 47 da 2 per l'Aquila contro il 19 su 39 della VL. Ventello per Pascolo con 8 su 11 al tiro, 17 6 falli subiti per Lockett. Dall'altro lato 15, 7 rimbalzi e 6 falli subiti per Lacy, 14 per Criston. Seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime 4 partite per la Open Job Metis, che supera a domicilio 92 a 78 la Manital e si porta a 6 punti in classifica. Quarta sconfitta in fila, quinta in 6 giornate per la Matricola, che in graduatoria rimane in coda con un solo successo. Ottimo l'avvio di Cavaliero, 10 punti in 8 minuti dell'esterno consentono ai Lombardi di portarsi sul più 6, 25 a 19 al decimo. Nel secondo quarto salgono in cattedra Mancinelli e Ivanov e i piemontesi piazzano il break, 23 a 13 9 minuti e più 4 nel computo generale, 41 a 42 alla pausa. Nella ripresa la Open Job Metis inserisce il turbo, Cavaliero e Faye diventano imprendibili per la retroguardia di Becchi, parziale di 25 a 10 e più 14 al 27esimo. La Manital non riesce a risalire la china e allora Varese archivia la pratica con largo anticipo, più 24 al 34esimo dopo un break di 47 a 22 in 16 minuti. 51 a 36 risultato della seconda parte del match, 24 su 39 da 2 più 8 al rimbalzo e 22 assist per i padroni di casa, 30 su 70 al tiro per Torino, 21 punti con 8 su 10 al tiro per Cavaliero, 19 con 8 su 10 dal campo e 9 rimbalzi per Faye, 13 e 6 assist per Davis, 7 le assistenze di Ukic, 8 punti all'esordio per Kuksix. Dall'altro lato 22 con 4 su 7 nelle triple per Dawkins, 19, 12 palloni catturati, 8 falli subiti e 30 di valutazione per Ivanov, 15 e 10 rimbalzi per Mancinelli. Consecutiva per le A7, che supera a domicilio nel derby d'Italia numero 167 l'obiettivo lavoro 87 a 72, conserva l'imbattibilità interna e resta in testa alla classifica. Quinto stop di fila per la Virtus, che rimane in coda alla graduatoria. Repescia raggiunge Mike D'Antoni a 212 vittorie in A, Gentile supera Djordjevic nella classifica marcatori dell'Olimpia. Eccellente la partenza di Bologna, priva di Ray, Ghetti, Williams e Pittman.
Lehmann sono gli artefici del più 11 dopo 5 minuti, ma quando entra in partita la squadra di casa sono dolori per gli emiliani. Simon è quasi infallibile, 18 punti con 5 su 6 da oltre l'arco alla pausa, break di 12 a 0 in 3 minuti e situazione di punteggio capovolta. Le scarpette rosse non sbagliano un colpo, l'obiettivo lavoro non regge l'urto e piomba a meno 17 al 18esimo, dopo aver subito un parziale di 37 a 9 in 12 minuti, 46 a 37 all'intervallo, 8 su 17 da 2 e 9 su 13 da 3 per le A7. In apertura di ripresa i felzinei si riaffacciano a meno 7, i lombardi ristabiliscono le distanze, più 13 al 25esimo, ma Bologna insiste con Pittman e Odom e rientra a meno 1 al 32esimo, dopo un break di 19 a 7 in 8 minuti. McLean e Gentile non ci stanno, parziale di 13 a 0, più 14 sul tabellone elettronico e posta in palio in cassaforte, 20 su 36 da 2 e 11 su 22 da 3 per Milano, 17 su 38 e 6 su 21 per Bologna, 25 con 5 su 7 da 3, 5 falli subiti per Simon, 17 e 6 assist per Gentile, 15 e 6 falli subiti per McLean, dall'altro lato 16 e 7 falli subiti per Pittman. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.